meglio invece al Carnevale di Martignano nella Grecia Salentina, dove il 16 febbraio si celebra la morte del Paolino, fantoccio carnascialesco frutto della satira popolare. Sentiamo Anna Maria Buffa. Voglio parteciparvi e credo che possiate apprezzare che quest'anno Paolino non morirà. È già pronto un disegno di legge, questa volta veramente ad personam, che approveremo nel prossimo Consiglio dei Ministri. Non poteva che essere così. Una conferenza stampa nella sede dell'APT tra il Serio e il Faceto, trattandosi della morte del Paolino, singolare fantoccio carnascialesco, frutto della satira popolare dei martignanesi, che nell'ambito della 25esima edizione del Carnevale della Grecia Salentina e della 31esima del Carnevale di Martignano, compie 20 anni di onorata carriera. Per l'occasione è stata pensata la pubblicazione di una selezione di testamenti del Paolino, in una sorta di summa delle annate trascorse, con la messa in scena, la sera del 16 febbraio prossimo, dopo il tradizionale corteo Chiangi Morti, di un vero e proprio spettacolo in Piazza della Repubblica dal titolo Ma morto de crepacuore. Protagonista naturalmente la moglie di Paolino Cazzasassi, Nina Sconza, insieme agli parenti tutti. La comare mi chiederà, ma è per l'umarrazzo? Ha sofferto? E la comare dirà, oh, gente sai, è stata una sofferenza continua. E per il ventennale Lu Paolino varca ai confini della Grecia e diventa tappa dell'edizione 2010 di Città Aperte, con visite guidate gratuite prima del corteo funebre ai frantoi e alle cappelle affrescate del parco turistico Palmieri di Martignano, e viene segnalato anche dalla guida di Lonely Planet. E a conferma che la satira non è né di destra né di sinistra, la chicca, come sempre, Paolino la lascia nel suo testamento. La Grecia candida Paolino alle regionali, questa è una notizia che diamo in anteprima, anche se siamo entrati tutti in crisi, perché come è noto vuole candidarsi Paolino con la lista di Vendola, ma piace Palese, e quindi è un problema serio, perché abbiamo spiegato che il voto disgiunto è un'altra cosa rispetto a questo pensiero. Vedremo come va a finire, ma comunque adesso Paolino è il nostro candidato.